Ecco che abbiamo la quiete oggi, gli ultimi momenti della quiete. Vi presentate da soli, così io non dico niente. Qui abbiamo volevo dire una Juventus, ma non è vero perché Salvo spesso è venuto in mastro, spesso, se non mi ricordo di preciso, qua un paio di volte minimo. Qui la quiete è già venuto, abbiamo raccolto anche le ciliegie, quest'anno l'ha presa nel fiocco perché le ciliegie non ci sono. E allora facciamo due chiacchiere, ma facciamo fare due chiacchiere a loro, io sto a guardare, a sentire, che mi dà solo che piacere. Prima ho visto che avevamo cominciato già subito a parlare di tabacchi, ma non vorrei parlare di tabacchi, preferirei parlare del modo di fumare la pipa, le fissazioni e i fissati e la leggerezza del fumare la pipa. Allora, l'argomento che mi piacerebbe sentire detto da voi, che siete esperti fumatori, è... E banito il metagrillato, pro e contro. Potete cominciare, ragazzi. Allora, qui andiamo ad affrontare una discussione, una di quelle toste, perché qui si sa che gli esperti ci si accaniscono e sono anche agguerriti in questo. Allora, sinceramente stavo parlando prima di un fatto, no? Tutto è nato dal fatto che Alberto mi ha visto che io avevo non questa. Prima ne stavo fumando ancora un'altra, qui mi do da fare, visto che sono all'aria aperta posso fumare alla grande, quindi ne accendo una e poi ne riaccendo un'altra. Ed era girata al contrario, dico, ma sai, ci sono quelli che dicono, ah, ci sono quelle pipe là di quella marca che si fumano al contrario, anche con la pioggia. Però c'è un fatto, poi quel bocchino con la pioggia si macchia perché è in ebanite. Qual è il vantaggio dell'ebanite? Il vantaggio dell'ebanite è che al tocco, ecco qui, non sono uno che cancella, cioè perché ci sono quelli che quando cambia l'andamento della situazione, eccetera, cancellano tutto quello che c'è stato precedentemente, no? Io ricordo invece una persona che fece, adesso non ci frequentiamo, però fece un video proprio sul tic e sul tac. E questa è una cosa carina, no? Oddio, tic e tac, no. Tic e tac. Cioè, adesso qui non ho una pipa in ebanite, altrimenti si. Però lui lo fece, quindi l'ebanite è tac, il metacrilato è tic. E fece proprio questa differenza, no? Tra il tic e il tac, perché è la sensazione che ti dà quando mordi il bocchino. Ecco, effettivamente, guarda, con tutto che è. Tanto di cappello a quella bella presentazione che fece. Detto questo, sinceramente sono più gli svantaggi che i vantaggi, perché poi ti trovi ad avere a che fare con questo bocchino che in questo caso è corto perché è una canadese. No? Però poi ti trovi ad avere a che fare con una parte della pipa che devi lavorare, devi pulire, perché comunque anche se la tieni nell'armadio, dentro la vetrina, Ingiallisce. ingiallisce. Quindi, boh, tutto sta in questo. Ti piace? Prediligi la sensazione al dente oppure preferisci la semplicità della pulizia? Questo semplicemente Senza dubbio, l'ebanite rientra tra i materiali classici della pipa classica, quindi comunque si porta dietro una storia. Però
che altri, che le pipe moderne probabilmente non si portano dietro, ha un suo fascino. Per me è solo esclusivamente una questione di manutenzione. L'ebanite ingiallisce, l'ebanite trattiene lo zolfo, metacrilato no, metacrilato resta sempre lucido, la pipa resta quasi sempre nuova, invece già una pipa con un bocchino già ingiallito, un bocchino comunque non lucido opaco, già sembra una pipa vecchia. E l'ebanite ci mette pochissimo a diventare opaco. Non ha senso sentirla più o meno morbida in bocca. Non ha assolutamente alcun senso in questo senso qua. Diverso potrebbe essere, ma è un'ipotesi che faccio per chi comunque eventualmente fa una competizione, magari trovarsi meglio con un bocchino in ebanite rispetto al bocchino metacrilato aiuta di più la concentrazione, a sentire più su alla pipa, a sentirsi ritagliata addosso la pipa e quindi ricevere l'effetto benefico delle la sensazione che ti restituisce, probabilmente l'effetto benefico te lo restituisce in gara, ma è un'ipotesi che faccio io, non so se questa cosa può essere vera o può essere completamente una cosa inventata. L'unica cosa a mio parere è questo, né più né meno. Poi i tecnicismi, i fissati, questi sono discorsi che lascio a loro. La pipa va vissuta nella sua interezza. E la pipa deve restare un piacere, perché la pipa è un degustibus. Quindi, qualunque cosa tu fumi, mo, che tu lo fumi col bocchino in ebanite, in metacrilato o altro, o chamberlain, per dire, per tirare fuori un altro materiale da bocchino, se non ti restituisce la piacevolezza della fumata, il discorso ebanite non ha alcun tipo di senso. Roberto, avete detto tutto voi, non c'è niente da aggiungere. Comunque è vero, il praticità secondo me vince 10-0 il metacrilato. Tanto è vero che ho delle pipe a casa in ebanite, non le fumo mai perché le tiri fuori, il bocchino opaco. Dalla a me allora. Se non la... cioè ogni due fumate devi se uno fisso come me va a lucidarla perché il segno dei denti giallo. Sì. Fa quasi, è brutto dirlo, quasi schifo metterla in bocca, anche l'hai fumata solo tu. A me fa questo effetto. Perciò. Però ti dà comunque. Io capisco quelli che sono da un lato. Che non capisco i fissati puri, però capisco quell'alone romantico. Cinistico, no? Ecco questo. Perché? Perché vabbè. Io ho iniziato con le pipe di mio padre, e non erano delle super pipe proprio di quelle là, però avevano questo bocchino in metacrilato. Tra l'altro una di queste si ruppe, perché si vede che mio padre proprio la stringeva. E io gli ho dato il colpo di grazia e quindi poi me la sono fatta rimettere a posto più o meno sempre così. Quindi ho questa cosa, capisco l'aspetto affettivo, però l'aspetto pratico sì, senza dubbio è derivato. Sì. Però perché si sono formate queste due scuole di pensiero? È quasi un antagonismo, non credo che sia. Ma perché lì secondo me entra il discorso del marchio e del marketing. Ci sono quei marchi famosi che forse usano esclusivamente l'ebanite o il Cumberland, no? Per cui
se uno è di quella fazione, ecco perché, ecco, mi è uscita sta parola che adesso è, però ci sono queste fazioni, no? Cioè c'è la fazione pro ebanite perché c'è quel marchio famoso, no? Che va in ebanite e in Cumberland, e quindi se tu sei di quello, di conseguenza sì. Sicuramente c'è anche un aspetto di passione. Il vero appassionato, come il vinile, preferisce più il vinile di quell'anno rispetto alla ristampa, quello senza dubbio. Per cui credo che il fissato punti anche a questa cosa qua, nel senso, comunque la classicità rientra comunque nelle banite. Sì, pipa classica, lo capisco, perché io ultimamente ho recuperato il mio vecchio stereo che era dai miei, con tutti i miei vecchi vinili. Mi ha fatto venire l'invidia lui, che ha postato qualcosa, no? Così c'era mia mamma che mi diceva: quando è che vieni a prendertelo? E mi sono ripreso tutti, e poi è stato bellissimo, no? Vederlo tirare fuori tutti quei vinili con mio figlio, no? Che mi diceva: ma questi chi sono? Ah, i Sex Pistols. Ma questi chi sono? I Pink Floyd. Ma questi... Però se tu già metti a paragone un vinile originale di quell'anno rispetto a un vinile rimasterizzato di quest'anno, noterai che comunque ti restituisce un suono completamente diverso. Ostia, ma ci vuole orecchio, ragazzi, eh? Ci vuole orecchio e impianto. L'impianto. Allora, è comunque un suono più avvolgente quello del vinile originale. Io non sarei in grado di stabilirlo. Ma allora, tornando al nostro argomento, le banite di oggi e le banite di ieri? Io qui non posso, non lo so com'è, le dovrei dire. Oh, alzate tutti le mani! Domande troppo difficili. No, è bella questa domanda. Perché il vinile della volta e la ristampa, allora magari le banite di una volta con quella adesso cambia qualcosa. Perché in realtà, diciamo, i materiali si sono modificati parecchio da ieri. Perché sicuramente le banite del 2020 è completamente una banite diversa del 1950. Migliore sicuramente, molto migliore, dire. Certo. Io sinceramente, allora, ho una Peterson, non ricordo adesso esattamente l'anno, comunque mi sembra che sia della fine degli anni 90, una Daniel che più o meno ha quello stesso, e un'altra Daniel che è di Cumberland, quindi, e poi le pipe di mio padre. Non mi pare di avvertire una particolare differenza. Noto una differenza invece tra le pipe a poco prezzo in ebanite e quelle pipe là, sì, di livello superiore, sì. Noto, cioè, quando le pulisco, che le strofino, allora in quelle là che mi sono costate pochissimo, fanno parte delle mie prove, sento subito una puzza di zolfo. Invece con le altre, no. Poi l'effetto estetico più o meno è lo stesso, però. Questo. Sicuramente anche il metodo di produzione delle banite rispetto ad oggi è anche cambiato, per cui probabilmente non sta lì buttato, non è messo lì a caso. Probabilmente anche le nuove tecniche di produzione o comunque di preparazione delle banite probabilmente assorbono meno rispetto alle banite di una volta, quindi probabilmente lo zolfo che caccia fuori quelle banite rispetto alle banite moderna è di più. È vero.
comunque, mentre stavi dicendo questo, mi è venuto subito in mente una cosa. Comunque, in questo momento, nessuno, vabbè, poco fa stavamo fumando tutti la pipa, anche Roberto che si sta piano piano riapprocciando, si sta riprendendo, ma comunque nessuno di noi ha la pipa in ebanite. Beh, ma Salvo ha detto che gli piace proprio, quindi... Ho qualcosa in ebanite, però come mai, in questo momento non l'ho portata dietro. Come mai è stato uno dei primi acquisti, o l'hai comprato per provare, o no, in realtà ho acquistato sapendo che era ebanite, per cui ne ho un paio, se non ricordo male. Però le ho acquistate perché mi piaceva il modello, mi piaceva, per cui non ho tanto fatto caso, anche perché comunque prima o poi chi fuma la pipa con le banite ci si scontrerà. Di là credo che sia un passaggio obbligato e che nessuno può scappare, quindi prima o poi la pipa col bocchino in ebanite te capita. Oh, se li volete io ne avrò un 4-500 di bocchini in ebanite ancora. Però ci attacchi la pipa pure. No, intanto dei bocchini. Li prendiamo, dopo... però ci attacca la pipa, cioè, capito? Anche la radica, se no che ci facciamo pure. Perché fare le cose a metà? Perché le cose a metà? Vedi come nasce. Vabbè, dai. Ci adatteremo, non ci interessa lo shape. Per aiutare un amico si fa? Sì, sicuramente. Dritta, curva. Anche perché come di quei 500 bocchini senza fornello, che te ne fai? Allora ci metti in fornello, giustamente, almeno ha un senso. E poi la distribuisce al Mastro Day? Cioè, certo. Tutti come si entra dal cancello? Sì. Tipo bomboniera, vedi? Sì, tipo vedi? Esattamente. Ma io mi sono sposato l'anno scorso, no quest'anno, eh? E vabbè, dovevi mettere i confetti e fai direttamente. Invece mettere i confetti metti il resto della pipa. È uguale. Identico. Attento però, è banite. Sì. L'aspetto igienico lo valutate? Sempre. Per me sempre. Soprattutto se compri una pipa usata al mercatino, mazzo, lì è un bel problema, che quando ti metti in bocca la pipa fumata di un'altra in tonza di zolfo, mamma mia, io non, poi Alberto lo sa, ne compro tante usate, le sistemo io, ma se leggo dal venditore bocchini in ebanite già la metti di lato, perché con tutti gli accorgimenti il metacrilato riesce insomma a farlo tornare nuovo, le vanite rimane sempre il metacrilato lo metti sotto l'acqua col sapone, quelle che c'ho io, quelle poche che ho in evanite tutte pipe nuove, non comprerò mai una pipa in evanite usata. Sicuramente come si dice, un metodo di scelta, un criterio di scelta nelle più posate, che comunque va da prendere in considerazione. Dopo, se la vuoi comprare perché magari è bella, la vuoi tenere lì sopra, è un altro discorso. Ma se la vuoi fumare, vabbè, parliamo sempre di pipe che uno compra per fumarle, non per tenerle come esposizione. Avete altro da dire? Ma prima stavamo affrontando anche un altro tema, no? Sì, le sedie mentali famose. No, a me piace molto notare questo fatto che per me oggi è un momento molto bello, perché Salvo l'ho visto tantissime volte, perché poi lui ogni tanto posta delle sue foto, poi aveva fatto anche dei video, non so se vi ricordate, sul modo di caricare la pipa. Il cake, sì, l'ultimo l'ho fatto sul cake. Sul cake, poi avevi fatto anche quello sul bouchon de semois, sul sigarillo. Esatto, eccetera. E quindi l'ho visto un sacco di volte. Oggi, rivederlo, ecco, vorrei porre l'accento su questo. È stato come vedere una persona che già conoscevo. Nonostante non l'avessi vista mai. Esatto. Nonostante un'amicizia virtuale, mai.
per me è bellissimo, cioè io già l'apporto umano ha sempre la sua valenza. Ho visto il suo mutamento, no? Tutto quanto, perché la fisionomia, il nome, cioè tutta la cosa. Cioè, scusate, io mi emoziono, ma è bellissimo questo. Poi era una persona riconoscibilissima, col barbone, perciò, cioè come scorrevi, te fermavi un attimo. Ecco. Vabbè, più che altro perché ho sempre postato tanta roba, mi piace comunque postare, infatti quasi tutte le mie foto hanno il modello della pipa e il tabacco che sto fumando in quel momento, proprio per stuzzicare anche un po' la curiosità di chi ha voglia di scrivermi in privato e chiedermi qualcosa o su quella pipa o su quel tabacco. È una cosa che comunque mi piace fare, per questo quasi tutte le mie foto e i miei video comunque c'è scritto che tipo di pipa sto fumando e che tabacco sto usando in quel momento. E questo è bello anche perché non è solo legato a lui, ma quello che è successo con lui è successo con Roberto, è successo con Rossano, è successo con Alessandro Adinolfi, è successo con Lello. Io boh, datti una calmata, perché se li dici tutti facciamo notte, appunto, con quel ritmo lì. Poi mi scuso, allora ha detto bene Alberto, quindi con mi tutti scuso con che, tutti quelli che non hanno abbiamo nominato, incontrato le persone. Sono diventano sempre di più, è bellissimo questo fatto, secondo me. Cioè sì. Qui è lui, è lui, perché quando disse quella frase che subito mi lasciò perplesso, no? Il virtuale è reale. Subito, la prima cosa che ho pensato, ho detto, una cazzata. Che roba fumato stasera. Esatto. Sì. La malattia. È vero, ma poi pensandoci mi sono sempre convinto di più che effettivamente questa cosa qui aveva un senso, perché l'ho sperimentata sulla mia pelle. È vera questa cosa, però il virtuale è reale solo se è leale. Quello sempre. Sicuramente nei rapporti a distanza il virtuale è base del rapporto umano che poi si creerà poi dopo, successivamente. E dietro comunque, anche nel virtuale, ci deve sempre essere quella forma di rispetto che ti deve permettere di scrivere quella parola in meno di quella che vorresti, che di presenza eviteresti di dire. Cosa che purtroppo spesso dietro una tastiera non succede. Bello quello che dici, Salo, sai? Cazzo, ma sei diventato anche filosofo. Se non riesci a controllarti davanti a una tastiera, non vedo... È vero, hai detto una cosa molto bella. Però c'è anche da dire che nel nostro caso, nel caso della pipa, la pipa è fatta da padrona. Beh, la pipa è stato il collante, perché è la passione che ha unito tutte queste persone, tutte queste personalità, che condividono comunque la stessa passione. Bella specificazione, persone e sì. Personalità. Sì. Ecco, perché anche alcune personalità mettono in evidenza aspetti che vogliono diventare tecnicistici e soprattutto per mettersi anche in mostra. In alcuni casi la gente si vuole mettere in mostra e sì. non riesce ad essere leale e reale. L'unico modo che ha per farsi notare è esagerare. È bravo, esagera, questa cazzo. Comunque è una delle cose più sbagliate in assoluto. Bello quello che dici. Farsi notare, lo so, però io per esempio non ci ho fatto caso a questa cosa. L'unico modo che hai per farti notare è esagerare. È l'unico modo. Alcuni escono fuori solo se riescono ad essere esagerati. Lo puoi anche essere nella vita normale. Io sono una persona esagerata, chi mi conosce sa che sono esplosivo, diciamo. Però davanti a una tastiera devo sempre sapermi controllare. Difatti lui, tanto tempo fa, Alberto, mise una foto di
alcune regole di comportamento sul web, aveva, ricordo, uno sfondo giallo, e effettivamente, vabbè, dico una cosa semplicissima, non so se era proprio così la frase, comunque, comportati qui come ti comporteresti altrove. E quello non è che perché tu sei lì dietro uno schermo allora puoi permetterti di esagerare, perché tanto l'altro non sa chi sei, magari, ecco, e poi qui si aprirebbe un'altra discussione, hai un simbolo dietro, non hai la tua immagine, eccetera, e puoi permetterti di dire quello che vuoi, puoi esagerare. No, se lo fai lì, vuol dire che saresti disposto anche a farlo. Ecco, e mi aggancio a questo. In queste riunioni fisiche, come questa di adesso, non si è mai verificato uno scontro. Questo è vero. Ma perché? Ecco, per il semplice motivo, perché ancora non si, secondo me, io parlo sempre secondo me, perché non si capisce che il virtuale non è altro che una piazza. Ti comporteresti in piazza del tuo paese come faresti nella piazza del virtuale? No. Quindi perché devi cambiare? Lì devi essere più sboccato, devi essere più esagerato, devi essere più offensivo. Cioè, una volta capito questo, probabilmente nel virtuale non dico ci si trovi meglio, però nel virtuale ci si comporterebbe forse un po' più frenati, proprio perché tu hai a che fare con persone che comunque non conosci, non hai mai preso un caffè, non ne conosci la personalità, non ne conosci la storia, non ne conosci il carattere. Tutti quanti abbiamo l'amico a cui non piace la battuta esagerata o la battuta a mo' di sfottò, eppure quando incontriamo quell'amico evitiamo determinati atteggiamenti. E questo è rispetto. Bravo, esatto. Hai detto proprio la parola che stavo pensando mentre stava parlando lui, anch'io ho pensato quella parola lì. La base è il rispetto. Quello. La piazza virtuale non è così, poi così diversa dalla piazza reale. È vero. Una volta si capisce questo concetto, probabilmente si riesce anche a... Però secondo me le cose stanno cambiando oggi, molto. Perché quando mi sono affacciato al virtuale, ma per carattere forse, perché non ho mai confuso virtuale con reale, perché per me era la stessa cosa, era sempre reale, mi ci prendevo e vedevo che molta gente magari sparava battute che erano solo sassi per far male e basta. Oggi vedo meno comportamenti drastici, arroganti, ne vedo di meno, non so se mi sbaglio. O comunque vengono canalizzati, cioè tu sai che se vai in quel posto, sai che lì è gradito l'attacco, è gradito lo sfottò, dice lui. Esatto. Se vai dall'altra parte invece sai che c'è. Io ho notato, ne parlavo con Alberto giusto l'altra sera, una di queste sere, dicevo proprio, ma dico, hai notato che lo stesso personaggio, la stessa persona usa un linguaggio diverso quando è da noi intendo Mastro de Paia Club, rispetto a quando è in quell'altro gruppo? Hai notato che ha un linguaggio diverso? Quindi, allora, intanto mi viene da dire massimo rispetto nei confronti di questa persona che ha capito, perché
tu vai in un posto e ti adegui, vai nell'altro e ti adegui. Quindi vedo io, a me piace vedere il lato positivo della, lo so che c'è anche il lato negativo, lo infatti so, a me questo concetto so, non è che piace, lo so, però a me piace vedere il lato positivo. Non so se avete notato anche voi. Sì, questo sì, ma vorrei far parlare un po' anche... Io, cioè, che devo dire, è quello che dice Fabio l'ho notato pure io. Che una persona dall'altra parte magari detta proprio terra terra è, tra parentesi, un po' più ignorante nel senso che attacca la gente, mentre quando si trova su stato gruppo è più calma. Però sì. Quello può... Sicuramente è cosciente del fatto che in alcuni gruppi si può permettere un atteggiamento del genere, in altri un po' meno. Ecco, è vero che magari in alcuni gruppi è un po' più aggressivo, anche chi magari gli pone la domanda o gli risponde cioè, ha lo stesso comportamento, mentre magari qua non trova... Non trova perché probabilmente, perlomeno da quello che ho notato anch'io, spesso e volentieri l'attacco viene smontato subito, invece di essere fomentato da altri... E quindi continuare ancora la disputa, diciamo, su questa cosa qua. Cioè è anche merito del resto. Perché poi viene fuori il branco in alcuni casi. Se tu accetti la sfida, accetti la provocazione, reagisci alla provocazione, non fai altro che alimentare quella provocazione, né più né meno. Ma sono in molti, infatti, che poi non reagiscono più. In molti mi dicono, quando capisco che ho di fronte a me una persona ignorante, io lascio perdere. Ma questo succede anche su altri gruppi, Cioè, io fanatico di calcio, c'è stati certi gruppi che proprio te picchieresti con chi sta dall'altra parte, magari dei gruppi dove sono rimasto iscritto che è abbastanza tranquilla, perché quando si parla di calcio la parola tranquilla non esiste, esatto. Però succede anche lì, ci sono dei gruppi che sono proprio allo sbando, cioè sì. Insulti personali, cioè cose perché tutto questo succede perché hanno la certezza e hanno la protezione dello schermo, cosa che invece nella vita reale probabilmente è anche merito degli amministratori, sicuramente, perché là sicuramente che amministratore c'è quando senti le bestemmie, cioè non c'è nessuno che cercano solo di far numero con gli iscritti. Però non è solo gli amministratori, quella parola che ha detto Alberto, il branco fa, perché ho notato che in certe situazioni tu ti senti fuori luogo se sei corretto. È vero. È perché il branco ti attira verso la scorrettezza, no? Quindi paradossalmente tu che non prendi, la dico pulita, non prendi in giro l'altro, paradossalmente tu ti senti strano, no? Cioè, senti sminuito, ti senti qualcosa. Quello che dice, che so, vorrei porre un quesito, ma secondo voi è meglio fumare il Virginia in pannocchia o è meglio... Allora l'altro subito che ti massacra, no? Tu che gli dici, ma per me dove ti piace di più, fumalo. Cioè questa è la vera mia opinione, per cui ti senti strano, no? Perché... però lo fai. Come in tutti i campi di degustazione, il degustibus ha la sua base, sempre, come nella pipa, come nel vino, come nella cucina, come nella pasticceria e via dicendo. Questo senza dubbio. Ma la pipa è un faro? Per me no. Per me è un collante, non è un faro. Ah. Che differenza ci vedi tra collante e faro? Perché il faro... No, perché tu sai che io penso... Non ti porta un'illuminazione, è un collante che lega le persone. Il faro non lega, il faro indica.
Per me è così. Basta, questo è da approfondire questo argomento. Per me è così, quindi la pipa lega persone che hanno la stessa passione e magari si scambiano le varie esperienze, perché poi alla fine è questo. E però dopo nascono anche i conflitti tra saccenti e neofiti, tra... Ma c'è sempre quel saccente che ne vuole, che ha la presunzione di saperne più degli altri, ma poi in realtà ne sa meno degli altri. Quindi tu non pensi che la pipa sia anche uno stile di vita, un modo di essere, un modo di fare? Beh, sicuramente è uno stile di vita ed è una... una cultura, una concezione. Concezione. Quello sicuramente. Perché se è un collante vorrebbe dire che sì, è uno stile di vita, perché in realtà si accoppiano e si accoppiano. si uniscono persone che hanno bene o male una stessa filosofia, no? Sì. Il che significa che se uno non ha quella filosofia potrebbe non unirsi al gruppo, ma mentre invece potrebbe avere il piacere che può provare un'altra persona con una filosofia diversa nel fumare la pipa, e invece c'è anche chi potrebbe cercare le motivazioni. Sì, ma quella è la curiosità che ti spinge a indirizzarsi verso il rito della pipa, perché la pipa il è rito della resta pipa. Un rito, è questo. La pipa è e resta un atto egoistico che si dedica a se stessi, sempre. Io la pipa la fumo per me, non la fumo per gli altri. È un momento che io dedico a me stesso. Certo. Né più né meno. Come chi va a pesca, come chi va in bici, come chi va in palestra. È un'azione che si fa per se stessi. Né più né meno. Ognuno ha la propria passione. C'è chi colleziona francobolle, sta lì a pulire, a togliere la colla, a catalogare, a fare. È la stessa identica, la pipa è la stessa identica cosa. Un atto egoistico che si egoistico, l'ho detto apposta egoistico, che si dedica a se stesso. Chi va a caccia sicuramente non va a caccia perché c'ha voglia di stare insieme alla gente. Questo è normale. Chi va a pesca sicuramente non va a pesca perché ha voglia di stare insieme. Anzi, vuole isolarsi, proprio chi va a pesca. Chi va a caccia, sai, ci sono anche le battute, quindi va proprio per stare con gli amici. Le fumate in compagnia sono diverse, perché lì è uno scambio di pareri, di opinioni, è una convivialità in questo senso. Però in realtà chi fuma la pipa, spesso e volentieri la fuma da sola, e la fuma nei ritagli di tempo che vuole dedicare a se stesso. Questa è la mia concezione, no, non ho detto che sia giusto, non ho detto che sia sbagliato. È ovvio, questo è quello che dico io, mi verrebbe una domanda spontanea. C'è differenza tra giudizio e opinione? Se ne era parlato già. Perché, come tu hai voluto precisare, questo è il mio pensiero, quindi... Perché chi dà giudizi... Beh, il giudizio solitamente... Mentre l'opinione è sempre secondo me... sempre tua opinione è una dichiarazione aperta. Il giudizio ha senso unico, io lo vedo così. Tu mi dai un giudizio, vuol dire che tu hai preso una direzione. Se mi dai un'opinione, vuol dire che comunque sei anche disposto a cercarne altre, leghi, o a modificare la tua opinione in base a leghi il giudizio alla conoscenza e l'opinione a un gusto personale. Io? No, in generale, può essere? Sì, su determinati argomenti sicuramente sì. La linea politica, la linea calcistica, la linea, non so, di pensiero. Una persona legata alle tradizioni. Che la conoscenza, ho detto. Secondo me l'opinione è una forma di, come posso dire... è un pensiero rispetto a qualcosa, invece un giudizio è una conoscenza rispetto a qualcosa. Conoscenza, quando dico conoscenza intendo dire tu puoi dare un giudizio strutturale a una casa perché sei giudizio, perché sei un ingegnere, un architetto, un geometra. Tu puoi dare un'opinione se ti piace o non ti piace quella casa sotto l'aspetto esclusivamente estetico. Di gusto estetico,
Per questo parlavo di conoscenza. Sì, effettivamente c'è della differenza, però quando si, naturalmente quando ha a che fare con gente che ne capisce, se si trova allo stesso tavolo. Ma il problema è che abbiamo tutti CT, noi, quindi abbiamo persone che non danno un'opinione, ma danno una certezza e danno un giudizio. E purtroppo la certezza tu l'accetti da chi effettivamente ne capisce, non da chi non ne capisce. Ma però purtroppo parlando di pipa, perché è lì che voglio ritornare, parlando di pipa c'è molta gente che ha una sua opinione, te fai bene a specificare ogni volta precisamente questo è il mio pensiero. Questa è una cosa giustissima, ma mentre invece il saccente nel mondo della pipa, pur non avendo mai approfondito bene al 100% quel mondo, ma anche proprio sotto l'aspetto costruttivo, sotto l'aspetto dei tabacchi, io per esempio i tabacchi non ne conosco nulla, sto zitto, non dico niente, ma si sentono delle volte delle opinioni che secondo me sono opinioni, ma vengono sdoganate. Sì. Come fosse una certezza, una verità e quindi un giudizio. Sì, quello è vero. Durante l'ultimo video, se non ricordo male, avevo acceso la pipa con un flame e uno sotto mi scrisse come bruciare una pipa. Ora, ti presenti già con un nome falso. Non sai chi sono, non sai che esperienza ho nel campo della pipa. Non sai da quanto tempo io uso il flame, non sai per quale motivo uso il flame. Con che diritto tu hai il... mi apostrofi con questa cosa qua? E quindi hai dovuto fare uno scambio di cose, oppure non hai replicato? No, ho replicato dicendo che io uso il flame ormai da sempre, visto che comunque abito in una zona ventosa, per cui se vuoi fumare la pipa o fumi il flame, no, o usi il flame, o non lo usi. Infine, alla fine, la pipa è mia, la tratto come meglio credo, ti piaccia o non ti piaccia. Hai avuto replica? Non ho avuto replica. Ma che poi comunque io al momento ancora non ne ho, però effettivamente ragionandoci su un attimo proprio su questa cosa, per esempio vedi che quando c'è il vento quella fiamma comunque rimane abbastanza indirizzata, no? Quindi va sul bordo. Ecco, altrimenti va sul bordo, quindi io ti dico tanto di cappello, cioè, perché comunque è chiaro che se tu quello stesso accendino lo usi con trascuratezza, guardi da un'altra parte mentre accendi, allora un altro discorso, ma se tu la fai andare dritta, quella va più dritta, quindi ha un senso la cosa, ha un senso. Certo, per questo tu non puoi giudicare una persona in base a quello che tu vedi in un video, perché tu non sai se io la fumo la pipa la fumo da un mese o da 7 anni, come nel mio caso, e quindi io già so come si usa il flame e cerco di usarlo nel modo migliore, esperienza, e cerco di usarlo nel modo migliore, e quindi la pipa non la brucerò, è normale, perché ci starò attento. In fin dei conti, alla fine, per racchiudere il discorso, comunque la pipa è la mia e ci faccio quello che voglio io. Cioè, anche se tu avessi ragione, comunque questa è mia. Ora, se io voglio accendere anche bruciando il rim, sì, so che è una parola che a te non piace, il rim, ci permette che sono cazzi miei? Giusto? Tanto, io se lo brucio o non lo bruci, mi sa che tu dormi lo stesso. E allora? Però doveva probabilmente ostentare la conoscenza e dire, ma guarda te, cosa mi tocca vedere. Giustamente, non fanno piacere, per cui quando il consiglio o comunque l'apostrofo viene dato da una persona che comunque uno conosce, quindi sai che comunque... Ma vedi, per esempio, il modo di approcciarsi, hai detto una cosa importante, il modo di approcciarsi è un'altra cosa. Io potrei anche essere convinto che tu lo stai bruciando, ma io ti direi, invece di dire ecco come bruciare una pipa, ma
non pensi che si possa bruciare, oppure che esperienza c'hai? Allora a questo punto è a te che faccio parlare. Il modo di porsi è importantissimo. Si può dire la stessa cosa. Esattamente. Si può dire la stessa mentre lì ha dato un giudizio insindacabile, come bruciare una pipa, appunto. Un giudizio insindacabile, giusto. Non è così. Ecco, sì. Anche perché tu non è che dal video riesci a vedere se io effettivamente ho bruciato il rim o no. Per cui. Sì, poi qui entra in discorso il famoso problema del linguaggio scritto rispetto al linguaggio verbale, per cui la stessa cosa detta adesso. Cioè, potrebbe averlo voluto dire anche in maniera simpatica piuttosto che in maniera inquisitiva. È vero che il commento viene letto in base all'umore di quel momento, esatto. Sia dell'uno che dell'altro. Ecco perché io faccio i video. E mi prendono per il questo culo. Questo è vero. Però l'italiano è una delle poche lingue dove non si scappa. Una parola detta o scritta ha quel determinato significato. Però il tono. Il tono vuol dire. Tu sei un attore, quindi lo sai che. È vero che il tono è fondamentale. Cioè, io ti posso dire vaffanculo in 3-4 termini, modi diversi. Però nella lingua scritta, il significato. Però, questo è vero, però no? Vedi, io dico sempre quando c'è si parla di qualcosa, così dico stronzo, alla Vasco ha un senso, no? Se io dipende il colore che do. No, questo è palese, dai, è ovvio. Mi capisci quando ti parlo di colore, no? Ok? Se io dico stronzo, è la portanza, hai capito? Cioè, è diversa la storia. Certo. Però questo nei commenti non lo puoi rendere, è difficile, si può mettere qualche faccina che magari ti aiuta, qualcosa che ti aiuta l'emozione, quello sì, che ti aiuti, però se usi un linguaggio senza... Se usi bene la lingua italiana riesci a metterlo anche nero su bianco però, riesci a metterlo anche nero su bianco, sì. Se uno stronzo simpatico o uno stronzo offensivo, ecco. Sì, io penso di sì. Quello sì. Oh ragazzi, qui di video ne scappano fuori 4. No, è vero. Mi piace questa cosa. Separarli. Tu comunque sei in gamba. Dai gli input, quelli giusti. Ti serve qualcuno che da fuori alimenti la discussione, perché sennò... Va bene. Se avete qualcos'altro da dire, improvvisazione. Ma poi se avete qualcosa da dire ancora, purché siate spontanei, perché quando siete partiti, siete partiti costruiti un pochino. È vero? Ma è normale, è l'effetto psicologico. Sì, vabbè, quello sì, anche dopo, perché piano piano. Abbiamo già parlato prima, per cui mentre lui parla tu stai cercando di elaborare come dirlo in video. È bellissimo, Io me ne sono accorto invece. Mi piace fare... Come tu imposti la cosa, mi piace molto. Questi quasi ti faccio fare una rubrica. No! Ma mi piacerebbe, no, perché tanto è bello sentirle. Io per dire non posso parlare di tabacchi, non posso parlare di tante cose, perché non sono un esperto. Io posso parlare di pipe modellistiche, periodi dove poteva piacere più un modello che un altro, le radiche, le provenienze. Io posso parlare di questo perché ho vissuto per 40 anni, 45 anni in questo mondo. Certo. Posso parlare dell'andamento, di un mercato, dei gusti. Del tabacco mastro, visto che comunque fumi... Sì, il tabacco mastro. Quindi, io non posso parlare, non posso parlare a 360 gradi dei tabacchi mastro se... Purtroppo non ce n'è neanche più, giustamente, avendo esperienza un po' su tutto, perché a me piace provare tantissimo. Io, se esiste un tabacco tonno e marmellata, lo voglio provare. Non manderesti, io lo voglio provare. Io botto nel marmellata. In questo senso sono molto, molto curioso. Sempre.
Ma guarda, ti dico sinceramente come, come sono stati scelti i tabacchi. A parte che la storia così del come è nata l'idea non ha senso, dai, poi è una cosa ormai quasi vecchia. Mentre invece posso dire che quando mi fu chiesto di fare i tabacchi, io ho detto solamente che io voglio scegliere le miscele, non so neanche come le farai e che cosa mi darai. Mi arrivarono una ventina, 20-30 miscele, ma erano tante, eh? Le ho distribuite ai saccenti dell'epoca. C'era Bellucci e Perugia, il negoziante. C'era Fausto Ficcato. C'era Lorenzi a Milano. Parecchi. All'epoca c'era ancora il Pascià, ma non era il Pascià con gli sportelli, era il Pascià con la vecchia gestione, la prima gestione. Le ho date un po' a tutti e in più ho preso le dosi per me per provare. E poi io ho scelto quelle che mi piacevano di più. E devo dire la verità, in molti hanno optato per quelle tipologie di miscele, però è stato solo un fatto così di gusto, senza conoscenza, perché non sono, cioè, in campo del vino non sono un enologo e quindi non potrei parlare del vino, non sono un sommelier, nel campo della pipa non sono un blender. L'ho detto in inglese, l'ho detto. Anche perché in italiano sarebbe brutto, miscelatore. Un miscelatore. Ti dico che mondo io da doccia. Un mischiatore. Un mischiatore.